Dubbi sulla raccolta differenziata? In questo video vi spiegheremo come separare correttamente i rifiuti utilizzando il kit in dotazione. Abbiamo un contenitore per l'organico con sottolavello areato e sacchetti compostabili per i rifiuti organici, uno per carta e cartone, uno per il vetro e uno per l'indifferenziato. Buste gialle per plastica e metalli, buste viola per abiti e indumenti usati. La fornitura dei sacchetti è stata prevista per durare almeno un anno. Tutti i contenitori e la busta gialla sono dotati di un codice alfanumerico che è stato collegato all'utenza al momento della consegna del kit. Cosa vuol dire? Che il kit è personale e in caso di furto o smarrimento è necessario farne denuncia alle autorità competenti. I contenitori si espongono, preferibilmente pieni, posizionando il manico frontalmente in modo da attivare il sistema di chiusura antirandagismo. Inoltre, per ottimizzare lo spazio nelle vostre abitazioni, potete impilarli uno sull'altro e conferire i rifiuti nei contenitori tramite la bocca di carico ad aletta. Il contenitore marrone, il sottolavello areato e le buste compostabili si usano per la raccolta dei rifiuti organici. Inserite i sacchetti in dotazione nel sottolavello marrone. All'interno potete gettare tutti i residui alimentari, gusci di uova, bucce di frutta e scarti di verdura e ortaggi, alimenti avanzati o avariati, foglie secche, cibi scaduti, pose del caffè. Una volta riempito, dovrete chiudere il sacchetto e inserirlo nel contenitore marrone più grande, che dovrà essere esposto all'esterno della vostra abitazione nei giorni previsti dal vostro calendario. Con i rifiuti organici si ottiene compost, una sostanza che rende fertile il terreno. Nel contenitore blu o col coperchio blu potete conferire direttamente tutto il materiale cartaceo senza utilizzare alcuna busta. Riviste e stampati vari, contenitori di cartone per alimenti, Tetra Pak senza tappo, bustine per filtri di tè e tisane, contenitori di cartone per uova, buste di carta, scatole per scarpe. Riciclando carta e cartone è possibile ottenere altra carta e ridurre l'impatto ambientale causato dal taglio degli alberi. Il contenitore verde o col coperchio verde è destinato alla raccolta del vetro, un materiale riciclabile al 100% e all'infinito. Il vetro si conferisce direttamente nel contenitore, senza busta. Qui potete conferire bottiglie, barattoli per alimenti, bicchieri. Il contenitore grigio o col coperchio grigio è destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, cioè tutti quei rifiuti che non è possibile conferire negli altri contenitori e nella busta gialla. Per motivi igienici è preferibile raccoglierli nei sacchetti semi-trasparenti per la spazzatura non inclusi nel kit. Qui si gettano ad esempio pettini e spazzole, posate di plastica, scontrini, CD e DVD, spugne, spazzolini da denti, elastici, gusci di mitili, assorbenti, gomme da masticare, carta da forno, foto, recipienti di ceramica e Pyrex, pennarelli, scotch e carte adesive e tutto ciò che non può essere riciclato. Per la plastica e i metalli useremo le buste gialle contenute nel kit. All'interno potete gettare latte e lattine, contenitori di alluminio, flaconi di detersivi, saponi o detergenti, bottiglie di plastica, contenitori di prodotti per la pulizia della casa, vasetti di yogurt, blister di pillole vuoti, bottigliette, contenitori per affettati, polistirolo, buste di pasta,
bottiglie di acqua. Schiacciate le bottiglie ed eliminate le impurità in eccesso prima del conferimento. Una volta riempito, chiudete il sacchetto con un nodo, prestando attenzione a non stropicciare o utilizzare l'adesivo del codice utente per chiudere il sacchetto. Grazie al riciclo della plastica è possibile ottenere ad esempio lampade, taniche, shopper, sedie e panchine, vasi per fiori e piante, maglie in pile e tanti altri oggetti di uso comune. La busta viola è per il conferimento di abiti e indumenti usati in buono stato e che possono essere riutilizzati. Per conoscere i giorni e le modalità di ritiro delle buste viola, consultate il calendario di conferimento del vostro comune. Le pile esauste e i medicinali, invece, possono essere conferiti negli appositi contenitori che trovate presso gli esercizi rivenditori. Per i rifiuti ingombranti, che non bisogna assolutamente abbandonare pena il rischio di incorrere in sanzioni, è previsto il servizio di ritiro gratuito, di cui potete usufruire chiamando il numero verde del vostro comune. Il servizio è gratuito secondo le modalità stabilite dal vostro comune di residenza. Nel kit è compreso anche il materiale informativo che vi serve per fare correttamente la raccolta differenziata porta a porta, calendario, ecoguida e disco raro. In caso di dubbi sul conferimento di alcuni rifiuti, chiamate il numero verde del vostro comune. La tua città è in fiore. Buona raccolta differenziata!